Salve a tutti ragazzi, oggi ho comprato degli occorrenti che mi servirono vicino al telefono. Come prima cosa sono andato dai cinesi e gli ho fatto mettere una pellicola a questo telefono perché non voglio che si graffi lo schermo. Comunque in questa recensione questo telefono che ho comprato io non l'ho fatto ancora vedere per le mie cose. Guardate, c'è ancora lo stemma dietro. Questo qua non l'ho tolto ancora. Poi sono andato dai cinesi e gli ho messo la pellicola per non farlo graffiare. Guardate, non si vede niente, non si vede proprio se mi messo la. Poi nello scatolo non ci sono uscite. Comunque nello scatolo non sono uscite le cuffiette e io sono andato dal rivenditore che vendeva il telefono e le ho comprate. Però io ho fatto uno sbaglio perché io già ce l'avevo, quelle le altre cuffiette della Samsung, e per paura che non entravano in questo dove si mettono questo foro qua che si mette la cuffietta, dovete fare un po' di forza. Io ho avuto paura e ho detto forse non è le sue cuffiette. In effetti ho comprato 10 euro queste qua e poi sono andato dai cinesi e ho comprato una cover. Questa qua non lo so se è bianca oppure è trasparente, non lo so. Dopo l'apriamo e vediamo come esce, però io credo che sarà trasparente, credo. Si è appeso 2,50 euro. In effetti la mia spesa è stata 130 il telefono sabato, poi gli ho messo la pellicola altri 3 euro, 133. 10 le cuffiette, 140. 143 e 2,50 145,50 Come? 145,50 io li so fare bene. E in effetti abbiamo fatto una spesa che ci vuole. Però pure se io ho un altro telefono, quello vecchio, lo devo aggiustare perché lì ho molte cose mie sopra. E adesso ve lo faccio vedere. Questo è il telefono che si è rotto, guardate. Però voglio vedere questo telefono, ce l'ho dal 2016, mi sembra. No, scusate, dal 2018 ce l'ho questo telefono, però questo qua, lo vedete questo telefono qua? Io non lo metto con questi qua nuovi, perché questo qua non mi ha dato mai problemi. Non lo so che è successo, perché io stavo lavorando e lo tenevo dietro la tasca e lì si è fatto lo schermo. Però io lo farò aggiustare perché questo mi hanno chiesto 60 euro. Io non lo so se lo aggiusterò per 60 oppure troverò qualcun altro che me ne fa di meno, però lo voglio aggiustare perché questo qua mi sono affezionato. Qua ci sono molte cose mie e qua sulla scheda che ho messo non nessuno i contatti, non lo so perché. Mi ha detto il rivenditore del telefono, ha detto che non c'entra niente perché questo qua tu ce l'avevi sul telefono, non ce l'avevi sulla scheda e non sono potuto passare di qua. Ti aggiusta quel telefono là e li passi. Ah, poi un'altra cosa, sì, per mettere i miei numeri di telefoni vecchi, dopo prendere un mio vecchio cellulare della Nokia, lo dovrò caricare e lì c'ho tutti i miei contatti del telefono, perché là escono sempre. Comunque, con questo voglio dire che a volte non è bello comprare qualcosa nuovo, perché voi, per esperienza, quando ci avete un telefono, scrivetevi tutte le password, tutti i numeri di telefono su un libretto, in modo che se succedesse qualcosa voi sapreste come recuperare i dati. Comunque ragazzi, io adesso vi saluto, anzi volevo aprire prima questa qua, metti un po' in base. Comunque ragazzi, adesso proveremo ad aprire questa cover. Qua mi sembra bianca, io spero che sia trasparente perché mi piace di più. Adesso apriamo l'involucro, vediamo se è questa qua. Vedo se era questa qua il Samu. Ok, sta scritto A15. A11, questo è M11. Comunque ho detto la stessa cosa. Dai. Ok, sto aprendo. Vediamo un po'. No, devo finire di aprire. Non tagliamo l'involucro, se no devo comprare un altro DS. Ecco qua, vediamo un po' cosa esce in questa grandissima cosa. Aspettate ragazzi, metti gli occhiali per vedere meglio. Questi qua vedo meglio perché vedo da vicino. Mi hanno detto che sono dimagrito molto.
Ok ragazzi, adesso guardate com'è bella, è uscita buona, però è uscita bagnata perché l'ho lavata. Adesso la devo prima, aspettate, questa è tutta bagnata, la devo prima un po' stuvare. Ecco, prendiamo un fazzolettino e la asciughiamo ben bene, vediamo un po'. Ecco qua ragazzi, guardate. E non ho capito una cosa, questa è qua. Guardate com'è bella, ragazzi, è trasparente, è bellissima, guardate. Vediamo se è la stessa, c'è un foro qua. No, così. Vediamo se si trova. Questa qua l'ho pagato solo 2,50 euro. Pensate un po', ragazzi. Ecco qua, ragazzi. Adesso la mettiamo al telefono e vediamo come... Così va bene? Ed ecco fatto, vediamo un po'. Ecco, bellissima, guardate ragazzi, non si vede in tubo, guardate com'è bello, guardate. Adesso il mio telefono è in norma di sicurezza. Qua questi pulsanti che cosa servono? Questi sono il microfono. No, sono altre cose per far uscire l'audio, aspetta, la voce, il volume. Se si sente, aspettate un attimo, vediamo un po', vediamo come si sente. Ok, mettiamo in ordine. Ok ragazzi, adesso io... Ragazzi, io ho messo tutto l'occorrente per salvare il mio telefono dalle cadute, però... Adesso mettiamo un mio video per vedere come si sente tra questi fori il microfono. Vediamo un po'. Aspettate, mettiamo un video più che mi piace. Vediamo un po' se scorrendo bene. Vediamo un po' se lo trovo, quello che mi piace di più. Eccolo qua, l'ho trovato. Ecco fatto, ragazzi. Attendiamo le macchine. Ci attendiamo. Guardate. Mi sente? Questo è un video mio. Un bell'albero, guardate che bell'albero, una bella ricetta. Un bell'albero. Albero, sentite. Comunque ragazzi, ragazzi, concludo il video, guardate qua. Ho fatto tutte le operazioni. Siamo a posto con la coscienza, perché adesso il telefono se cade a terra è sempre più in norma di sicurezza. E mi raccomando, dobbiamo ancora provare le cuffiette, noi ne abbiamo provate le cuffiette, scusa, metti in mano. Ok ragazzi, adesso noi ci siamo dimenticati di provare le cuffiette, perché non lo so, ho speso 10 euro, non so nemmeno se funziona. Adesso facciamo un video e vediamo come funzionano. Ok ragazzi, un attimo soltanto, perché stanno tutti ingarbugliati. Ok ragazzi, adesso proviamo le mie cuffiette sul mio video che ho fatto. Ok, mettiamo le cuffiette, ecco qua il mio video, mettiamo nel foro qui sopra, vediamo un po', ha fatto lo scatto. Adesso proveremo come funziona. Aspettate un attimo, una si mette di qua, non sono più buone queste qua, e un'altra da quest'altro lato. Ecco fatto, accendiamo e vediamo. Oh, si sentono proprio belle, bellissime. Non so se si riescono a sentire. Si sente, si sente. Mettitele e metti. No, vicino al telefono, si sentono un pochino. Ecco fatti, si sentono bellissime. Ho avuto questo video con il mio portafortuna, sono stesso io. E spero che vi recupererò presto quell'altro mio canale, perché c'è un canale che sono rimasto male, là ci facevi video di musica. Ragazzi, adesso concludo questo video, ho fatto tutto il mio dovere e vi raccomando, iscrivetevi al canale e cerchiamo di aumentare, metteteci un bel mi piace e vi raccomando, andate sempre piano, perché chi va piano è Forza Napoli. Ciao.